Ah sì, quanti gioiosi ricordi in questo posto. E comunque ricordami che questa è pure casa mia. Comprai questa casa per il mio matrimonio con Claudia. Claudia, che bella che era. Te avvocato sperso. In realtà io sono qui per informarvi che due giorni fa nel suo splendido palazzo al centro di Bombay vostro zio Adamo Sox si è spento. I miei averi devono essere un bel po' sparsi in giro per il mondo ed ho un vero e proprio esercito di ereditieri pronti a contendersi. Cosa? È morto zio. Così io ho chiesto di poter restare altri 30 giorni sulla terra proprio per controllare che le procedure di successione vadano a buon fine. Significa che questa casa voi la dovete dividere con altri discendenti della famiglia Sox. Che cosa? Cioè, dobbiamo dividere questo appartamento con persone che magari non conosciamo neanche. Fanno bene perché io quelle due le conosco. Donne calienti, i dominatrici de hombres. Posso presentare le signorine Rosalie e Miranda Sox? I signori sono Sox Franco e Sox Mardocheo. Mi chiamano tutti Vicky. Sono sicuro che anche voi pensate che i cugini Sox devono tirar fuori gli attributi. Entiende? Entiendo, signorina, so cazzo loro. Allora, che ne pensi tu? Ma così a prima vista sembrano innocui, ma il nemico non va mai sottovalutato, eh? Due uomini non ce la possono fare contro due donne organizzate. E poi, vedete, la mia è pura curiosità. No, no, questo assolutamente no, no! Ma che cosa più che entrare nella mia camera? Ma la mia, la tua, quella è camera mia, oh! Ma che succede qui? Franco, ma che fa? La mia stanza è stata contaminata in maniera irrimediabile. Uscite immediatamente dalle nostre camere! Bravo, bravo, grazie! E non ve ne uscite voi con la storia che vi viene dell'intimità. Ne vedremo delle belle, ve lo dico io. Sarà dura farci pensi, noi non potremo mai. La bella danza notte, poco piano sono qua. E la guarda che mi fate di fattura. Potente la forza dei Sox.